Sabato 12 luglio, ore 11, presso Spazio Donna, in piazza Vittorio Veneto, nelle vicinanze della stazione di Salerno, si è tenuta una conferenza stampa indetta dal Comitato Salute e Vita. In tale occasione è stato presentato il corteo nazionale per l'ambiente che si terrà a Salerno il 27 settembre. Hanno partecipato alla conferenza stampa numerose associazioni, in particolare Luisa Lettieri dell'Associazione Mamme Vulcaniche, Enzo Tosti del Coordinamento Comitato Fuochi, Franco Matrone di Rete dei Comitati Vesuviani e portavoce nazionale Movimento Legge Rifiuti Zero, Felice Consoli del Comitato Attivisti Campani Salute e Ambiente, Raniero Madonna di Fiume in Piena, Fulvia Gravame di PaceLink Taranto, Francesco Rizzo, delegato sindacale USB, operaio ILVA di Taranto. Oggi abbiamo fatto questa conferenza stampa perché abbiamo messo insieme realtà importanti di tutto il paese in lotta semplicemente contro le devastazioni ambientali. Purtroppo è una guerra non dichiarata, ma dove noi non siamo, diciamo, non abbiamo le stesse armi, e dove le istituzioni sono assenti o complici. Abbiamo lanciato il manifesto politico, il manifesto del 27 settembre, dove hanno già aderito una quarantina di associazioni, tra quelle più importanti che sono, hanno anche partecipato oggi, hanno dato il loro contributo, le Mamme Vulcaniche, Terra dei Fuochi, Fiume in Piena, PaceLink di Taranto, l'USB con gli operai dell'ILVA, e tanti altri, insomma il WWF regionale, l'USB regionale, insomma abbiamo visto, tentato di mettere insieme, di partire insieme tante realtà, perché riteniamo che la devastazione ambientale, che l'offesa che viene compiuta ogni giorno sui territori sia uguale e si ripete allo stesso modo. Ci fa impressione pensare che l'AIA, un'autorizzazione che serve alle industrie per emettere fumi, è stata data dal ministro Clini, quello che poi hanno arrestato, quindi che è uscito fuori chi era, nel 2012 a Taranto, e sempre nel 2012 è stata data, con la complicità di tutte le istituzioni che unanimamente hanno detto sì, anche a Salerno per attività industriali come le fonderie. Insomma, i metodi per devastare il territorio che non fanno applicare l'articolo 32 della salute, l'articolo 32 della Costituzione sui territori, purtroppo si ripete come se fosse un copione che si ripete, un copione già scritto. Noi vogliamo rompere con questa situazione, vogliamo che il 27 Salerno si candidi come città, sia la città che dice basta e che chieda alla politica di mettere al centro la vita, la salute e il lavoro. Da questo punto di vista stiamo lavorando anche partendo dalla realtà della Valle dell'Irno, dove ci sono attività che sono incompatibili con il territorio. Vogliamo che il 27 sia aria nuova, vogliamo che il 27 in tutto il paese si senta la necessità di aria nuova. Mi chiamo Enzo Tosti, sono del coordinamento Comitati Fuochi. Oggi siamo felicissimi di aver partecipato a questa conferenza stampa indetta dal Comitato Salute e Vita, perché è un segnale importantissimo. Noi crediamo tantissimo alla creazione di questa sinergia tra comitati non solo territoriali, quindi presenti qui in Campania, che lottano da sempre sulla tutela dell'ambiente, ma anche, diciamo, noi stiamo lavorando anche per creare sinergia per quanto riguarda anche altre regioni. Noi dobbiamo capire una cosa, che il problema ambiente è un problema che riguarda l'intero paese, quindi l'intera nazione. Noi siamo convinti, ovviamente, che Terra dei Fuochi non è soltanto la provincia di Napoli e di Caserta, Terra dei Fuochi è l'Italia intera. Noi ci stiamo girando da un po' di tempo l'Italia e stiamo incrociando delle realtà veramente allucinanti. Oggi ci siamo resi conto, a distanza, diciamo, di 2 anni, di interlocuzione con delle istituzioni, che purtroppo, cioè, questa interlocuzione non ha prodotto nulla di nuovo. Ebbene, questo governo, il governo Renzi, in questo momento è un governo che è molto operativo, però attenzione, in danno alle comunità, in danno all'ambiente, in danno anche ai lavoratori, perché noi dobbiamo capire che ambiente e lavoro è qualcosa che viaggia insieme. Noi non siamo per la chiusura delle fabbriche, noi siamo ovviamente per la riconversione di questo processo. Questo significa che questa è una crisi di sistema, cioè un sistema,
un processo produttivo che produce rifiuti altamente tossici che vengono smaltiti in una maniera molto conveniente per chi li produce. Ecco, quindi dobbiamo capire queste dinamiche. Oggi noi diciamo riconversione industriale, bisogna l'intero processo che tenga conto dell'ambiente e della vita umana. Poi diciamo il recupero, il risanamento, la riqualificazione dei territori inquinati. E guardate, questa cosa qua non è possibile con un governo di questo tipo che apparentemente fa cose, diciamo, ecco, la legge sui reati ambientali, una grande porcheria, come il famoso decreto 91, chiamato ambiente protetto, uscito sulla Gazzetta Ufficiale il 25 giugno, un'altra grande porcheria, dove hanno soltanto, vedete, la legge sui reati ambientali introduce un concetto assolutamente inaccettabile, il danno ambientale è tale solo se irreversibile. È una grande balla questa qui, perché non è assolutamente scientificamente dimostrabile l'irreversibilità del danno ambientale. Poi non sto ad elencare tutto quello che c'è su quella legge, che effettivamente è qualcosa da rivedere totalmente. E poi l'ultima porcata con il decreto 91, dove non solo, ecco, hanno alzato i livelli delle aree militari, cioè quando dico questo significa che fino a qualche giorno fa, qualche mese fa, i parametri di riferimento sui parametri di riferimento erano 152, dove ovviamente quei parametri erano collocati per quanto riguarda le aree urbane e verde pubblico, che avevano dei parametri ben specifici. Cosa è accaduto? Hanno collocato quelle aree nell'altra colonna della legge 152, dove si parla, il parametro di riferimento è riferimento alle industrie, quindi ad aree industriali. Quindi significa che troviamo il cobalto, cioè da 20 portato a 100 volte il riferimento, lo stagno a 350 volte il riferimento. Questa è una cosa inaccettabile, anche questa, e questo è contemplato nel decreto 91. Un'altra grande porcheria in quel decreto: delegano praticamente la caratterizzazione dei siti inquinati ai privati. Noi sappiamo benissimo che quello che noi cerchiamo, quello troviamo. Se quel privato sa che in quel terreno ci ha sversato piombo, non lo cercherà mai. Cercherà elementi, ovviamente, che sa benissimo che non è sversato. Quindi noi ci troviamo in una situazione allucinante. Quindi noi diciamo riconversione industriale e riqualificazione dei territori, ma in una maniera seria. Seria. Non prendeteci più in giro. Buongiorno a tutti, sono Fulvia Gravame di Pisnic e sono di Taranto. Sono venuta a Salerno oggi per la presentazione di un'iniziativa importantissima del Comitato Salute e Vita, che si svolgerà, un'iniziativa che si svolgerà il 27 settembre a Salerno, per promuovere l'aria nuova per Salerno e per l'Italia intera. Infatti è un'iniziativa nazionale che nasce dalla collaborazione fra il Comitato di Salerno, nato intorno al problema delle fonderie Pisano, con altre realtà pugliesi, campane e di tutta Italia. Hanno aderito anche i comitati da Trieste, ad esempio. Nella realtà tarantina Pisnic si occupa di inquinamento, di ambiente, abbiamo sicuramente il problema dell'Ilva, e siamo stati l'associazione che ha scoperto l'importanza, la gravità della diossina nell'inquinamento della catena alimentare a Taranto, quando nel 2008 facemmo analizzare il pecorino prodotto con il latte delle pecore che pascolavano liberamente vicino al siderurgico, e abbiamo trovato valori di diossina superiori a quelli legali e quindi pericolosi per la salute. Dopodiché chiaramente facevamo la denuncia, la regione fu costretta a emanare un'ordinanza di divieto di pascolo per 20 km intorno all'Ilva, e l'anno successivo, pochi mesi dopo, si fecero le analisi delle cozze coltivate nel Mar Piccolo, nel sito dove i mitili sono coltivati da millenni, nei tempi dei Greci, fu trovata una diossina superiore, valori di diossina superiori a quelli legali nel primo seno, quindi non tutto il Mar Piccolo, ma questo provocò anche lì un'ulteriore ordinanza di divieto e di coltivazione di un prodotto tipico tarantino. La diossina si inserisce nei grassi animali e quindi è, diciamo,
presente appunto nel pecorino, nelle cozze, è stata riscontrata nelle uova, nelle lumache raccolte in campagna, diciamo, quindi sono, ed è una sostanza cancerogena, motivo per cui desta particolare allarme il fatto che dopo tanti anni non si sia interrotta la fonte di emissione e che sembra essere appunto il siderurgico, in base alle analisi. Chiaramente poi il processo che è iniziato a giugno dirà, stabilirà la verità processuale. E, quindi noi siamo, diciamo, sull'Ilva di Taranto, i governi sono succeduti dal 2012 ad oggi, hanno emanato ben 6 decreti puntando a portare avanti l'attività industriale, a prorogare le scadenze dell'azienda per realizzare degli adeguamenti strutturali e quindi mentre nel 2012 molte associazioni ambientaliste chiedevano di interrompere la produzione, di chiudere l'area a caldo che è quella più inquinante, la magistratura aveva disposto il sequestro del 26 luglio 2012, i governi sono intervenuti per invece mandare avanti la produzione, concedere proroga all'Ilva, commissariare l'azienda. Di fatto l'ultimo decreto è particolarmente allarmante perché stabilisce un'ulteriore proroga delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale che arrivano fino a luglio 2016, quindi per altri 2 anni saranno completate, e in più dispone che i crediti delle banche siano prededucibili in caso di fallimento. Quindi gli operai rischiano di perdere i loro stipendi se dovesse fallire l'Ilva, perché saranno pagate prima le banche. È scandaloso. Dopodiché partecipiamo molto volentieri a tutte le iniziative nazionali, e in particolare a quella del 27 settembre, per dare aria nuova a Salerno, a Taranto, alla Terra dei Fuochi e all'Italia. Io sono Felice Consoli del Comitato Attivisti Campani in Difesa di Salute e Ambiente. Il nostro è un comitato di cittadini, prevalentemente napoletani, anche se non solo, di varie estrazioni e composizioni, di varia provenienza politica, Il nostro comitato opera prevalentemente sul territorio campano. Noi siamo stati invitati dal Comitato Salute e Vita a partecipare a questa conferenza stampa e abbiamo aderito con convinzione alla manifestazione che si svolgerà, diciamo, il 26 settembre a Salerno. Noi abbiamo deciso di aderire perché riteniamo importante creare una struttura organizzativa stabile tra tutte le associazioni e i comitati che, come il nostro, lottano e combattono in difesa della salute e dell'ambiente. Questo perché riteniamo che la manifestazione sia un punto di passaggio per arrivare a creare le condizioni per appunto organizzare un organismo unitario che sia in grado di coordinare e promuovere una piattaforma unitaria da presentare e da far valere nei confronti delle istituzioni. Questo perché sostanzialmente riteniamo che le istituzioni siano molto lontane dai nostri bisogni, lo vediamo non soltanto dal punto di vista dell'analisi dei provvedimenti che storicamente le istituzioni, a prescindere dall'appartenenza politica che in quel momento dirigeva le stesse, portano avanti. Questo è a prescindere anche dal livello di governo a cui ci riferiamo, comunale, provinciale, regionale e anche diciamo, governativo, statale. Questo perché sostanzialmente tutte le istituzioni nel corso degli ultimi anni hanno posto in essere dei provvedimenti contrastanti con quelli che erano i bisogni e le necessità dei cittadini. Lo abbiamo visto, lo vediamo per esempio col decreto Terra dei Fuochi, assolutamente insoddisfacente. Lo vediamo su come nel modo con il quale viene gestita la questione ambientale nella città di Napoli, attraverso basta guardare la vicenda al Magnoli, insomma, un'area della città completamente abbandonata dove vi è una situazione di disastro ambientale aggravata proprio per effetto di mancate bonifiche o di bonifiche che hanno aggravato la situazione ambientale. Per questo riteniamo che sia fondamentale la partecipazione diretta, che è una partecipazione che debba coinvolgere tutte le istituzioni, le associazioni, i comitati, quantomeno a livello regionale, in grado di creare uno stabile movimento di lotta alle attuali politiche poste in essere dalle istituzioni medesime.
Beh, io sono Carmine Guizzo, il presidente dell'Associazione Culturale Tecne. Giovedì 17 alle ore 20 presso la chiesa di Santa Maria dei Greci a Fratte ci sarà la terza edizione del Festival di Musica da Camera. Quest'anno ospiteremo dei musicisti che vengono dagli Stati Uniti, ma lo scopo fondamentale di questo festival è avvicinare i giovani alla musica da classica, in particolar modo alla musica da camera. Ogni anno l'associazione Tecne sostiene le associazioni e gruppi di persone che si sono impegnati nel sociale. Quest'anno noi sosterremo il comitato Salute e Vita. Vi aspettiamo tutti giovedì 17 alle ore 20 presso la chiesa di Santa Maria de Grecia a Fratte.